Desideriamo conoscere gli ultimi giorni della sua vita, ripercorrendo spiritualmente la strada del Calvario. Gesù ha sofferto ed è morto per noi, per liberarci dal peccato e per ridonarci l'amicizia con il nostro Padre del Cielo. Iniziamo questa nostra meditazione sulla passione di Gesù con un sincero atto di dolore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Amen. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Amen. Pilato, visto che il tumulto della folla cresceva, si lavò le mani di fronte al popolo, dicendo: «Io non sono responsabile della morte di quest'uomo. Prendetelo voi e mettetelo in croce». E consegnò a loro Gesù. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Tu che non sei venuto per condannare, ma per salvare. Abbi pietà di noi, Signore. Tu che hai dato la vita per i tuoi amici. Abbi pietà di noi, Signore. Vittima innocente per i nostri peccati. Abbi pietà di noi, Signore. Oh Padre, tu hai tanto amato il mondo da dare per noi il tuo unico figlio. Donaci di comprendere la gravità del peccato e le esigenze dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Fecero attorno a Gesù e gli misero sulle spalle un manto rosso. Intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Gli misero una canna nella mano destra, come uno scettro regale. Poi, piegando il ginocchio, lo deridevano dicendo: «Salve, o re dei Giudei!» E gli sputavano addosso e lo percuotevano sulla testa. Quando l'ebbero schernito, gli levarono il manto, gli misero sulle spalle una pesante croce e lo condussero via per crocifiggerlo. Pietà, in amore di Gesù,
sofferito dei nostri peccati. Abbi pietà di noi. Cuore di Gesù paziente e misericordioso. Abbi pietà di noi. Dio onnipotente, Cristo tuo Figlio, ha sofferto per noi lasciandoci un esempio. Donaci la forza di prendere la nostra croce ogni giorno e di seguire con fedeltà il nostro Salvatore. E li detegna nei secoli dei secoli. Amen. Misere nostri. Figurato dalle nostre cattiverie, schiacciato dal peso delle nostre colpe, umiliato e sopraffatto dal peso di tante iniquità, più ancora che sfinito dai patimenti della flagellazione e coronazione di spine, Gesù cade al suolo privo di forze. Perdona, Signore. Perdona, Signore. Misere nostri, Domine. Misere nostri. Passerà il cuore. La Madonna ricordò quelle parole quando incontrò il suo divin figlio, reso tutto una piaga, ma accettò questa sofferenza per amore nostro, per contribuire alla nostra salvezza. Prega per noi, Maria. Prega per noi, Maria. Perché possiamo conservarci fedeli al tuo Gesù. Prega. Misere nostri, Domine. Misere nostri. Adoramus et Christus.
miserere nostri, Domine. Abbi pietà. Abbi pietà, Signore.
fatto torto a nessuno e non ha mai detto parole di menzogna, porta le colpe di tutta l'umanità e paga per noi peccatori. Ma l'intima tristezza di vedersi abbandonato da tutti, anche dagli amici di cari, è divenuta il conforto di chi soffre libertà degli oppressi, infondi in noi lo spirito del tuo figlio e fa che ogni uomo sperimenti la forza e la dolcezza della tua madre. Per i nostri Domine, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Con lui crocefissero pure due malfattori, una a destra e l'altro a sinistra. I giudei che passavano di là e i sommi sacerdoti lo insultavano dicendo: hai salvato gli altri, ora salva te stesso. Discendi dalla croce e ti crederemo. Ma Gesù ripeteva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. Come non vogliono chiamare il tuo tacco, rispondi. Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. Ti ho liberato dal peccato e tu hai preparato la croce. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Santa Madre, ne vuoi fare, che le piade del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Adoramus et Christus et benedicimus tibi. Quia per Santa Croce tua benedissimum Verso mezzogiorno il sole si oscurò e le tenebre scesero su tutto
tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Presso la croce stava Maria, madre di Gesù, alcune pie donne e Giovanni. Gesù, vedendoli, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio», e al discepolo prediletto: «Ecco tua madre», e da quel momento Giovanni la prese con sé. Poi Gesù gridò a gran voce: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito», e reclinato il capo spirò. Avvicinandosi a Gesù e visto che era già morto, non gli spezzò le gambe, ma con un colpo di lancia gli trafisse il cuore e subito ne uscì sangue e acqua. Poi gli amici di Gesù vennero e staccarono il suo corpo dalla croce. Acqua del costato di Cristo lava le mie colpe. Acqua del costato di Cristo lava le mie colpe. Sangue di Cristo inebriami di te. Sangue di Cristo inebriami di te. O buon Gesù, esaudisci la mia preghiera. O buon Gesù, esaudisci la mia preghiera. Signore Gesù, noi riconosciamo nell'acqua e sangue il singolo di tuoi sacramenti. Concedi a noi, salvati dalla morte eterna, di servirti con gloria in tutta la nostra vita, che vivete in me, nei secoli dei secoli. Amen. Nostri domine. Scavato nella roccia,
Poi chiuse il sepolcro e rotolando una grossa pietra all'imbocatura. Vennero con i capi del popolo, sigillarono il sepolcro e vi misero un picchetto di guardia. Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Gesù, fonte di consolazione. Abbi pietà di noi. Gesù, nostro rifugio e nostra pace. Abbi pietà di noi. Gesù, salvezza di quelli che sperano in te. Abbi pietà di noi. Gesù, nostra vita e risurrezione. Abbi pietà di noi. Dio onnipotente ed eterno, guarda il cuore del tuo figlio Gesù e al suo infinito amore per noi peccatori. Per la tua misericordia, donaci il perdono e la grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Miserere nostri Domine. Saluto.